Buongiorno, riprendiamo dove abbiamo lasciato la volta scorsa, dopo la parentesi sulla complessità, ricominciando a fare qualcosa di più legato a Java direttamente. E la cosa che guardiamo oggi, stiamo completando quelli che sono i mattoni fondamentali per scrivere programmi, mattoni fondamentali dopo le variabili semplici che uno impara nel primo corso, andando avanti i mattoni fondamentali diventano sempre più complessi. E oggi ci occuperiamo dei set e, se riusciamo, anche delle mappe. Allora, i set sono delle collection che non possono contenere duplicati. Ovvero sia, il set, l'insieme, inerentemente ha la caratteristica che noi abbiamo cercato di realizzare il primissimo giorno, o forse il secondo, non lo ricordo, comunque una delle mie prime lezioni, con quell'oggetto che era l'insieme di parole. La definizione di insieme matematica, logica, se volete, confine fra matematica e logica, è un insieme di elementi distinti. Due elementi non possono essere uguali perché sennò sarebbero lo stesso elemento. Questo è abbastanza un'ovvietà, anche se crescendo ci sembra più difficile, però la caratteristica degli insiemi è che non possono contenere duplicati. Vi ricordo quello che abbiamo visto. Noi abbiamo visto nella famiglia delle Java Collection Framework, abbiamo visto le liste, l'interfaccia lista. Abbiamo visto che l'interfaccia lista può essere implementata in due modi, con l'array list e la linked list. Abbiamo visto che le performance non sono niente di meraviglioso in nessuno dei due casi, perché comunque rimuovere un oggetto vuol dire prima cercarlo oppure spostarlo, eccetera, eccetera. Quindi quello che hanno di realmente comodo le array list e le linked list è questa semplicità di utilizzo. Uno le mette lì e non si preoccupa di quanti elementi ci sono, questi oggetti crescono in modo totalmente automatico, quindi dal punto di vista del programmatore è veramente tutto in discesa. Le considerazioni di performance possono diventare significative. Se non avete 10 elementi ma ne avete 10.000 e tutte le volte dovete aggiungerne e toglierne uno, ha senso iniziare a pensare a che cosa vuol dire la complessità, che cos'è il tempo che io impiego per utilizzare queste strutture dati. E oggi, l'argomento di oggi è il set. Il set è un'interfaccia. L'obiettivo quello che ci dà a disposizione l'interfaccia set è aggiungi, rimuovi e chiederci se un certo elemento è presente nel set oppure no. Non abbiamo accesso posizionale. Non ha senso chiederci qual è il quarto elemento del set. Il set è un mischione in cui io posso buttare gli oggetti, chiedermi se c'è e tirarli fuori. Esattamente quello che avevamo cercato di fare con il nostro insieme di parole. Word set era a tutti gli effetti un set. La caratteristica del set è che aggiungere un elemento è o grande di 1, togliere un elemento è o grande di 1 e chiedersi se un elemento c'è è o grande di 1. Cosa vuol dire o grande di 1? Sì, esatto. Sembra che voi abbiate risposto. O grande di 1 vuol dire che il tempo non dipende dal numero di elementi presenti nel set. È un tempo costante. Io ci metto lo stesso tempo a chiedermi se un oggetto c'è oppure no all'interno di un set, qualunque sia il numero di elementi presenti nel set. Beh, tutti mentono. Non è vero. Dal punto di vista formale non è vero. Però noi siamo ingegneri e non matematici e quindi noi ci crediamo. La differenza è che un matematico non è sicuro che continuando a tirare una monetina prima o poi verrà testa. Un ingegnere, tutto sommato, sì, dice prima o poi una testa viene. Da un punto di vista matematico la certezza non c'è. Comunque, o grande di 1 in senso ingegneristico. Nella maggior parte delle applicazioni pratiche, nella quasi totalità delle applicazioni pratiche, sono a grande di 1. E questo può fare la differenza. Come tutto questo è possibile? Bisogna fare un passo indietro e andarci a occupare delle hash table.
Allora, le hash table possono essere definite come una struttura dati che implementa un array associativo. Questa è una spiegazione perfetta perché probabilmente non sapete che cos'è un array associativo. Sapete cos'è un array associativo? Chi sa cos'è un array associativo? Allora, un array associativo fondamentalmente è un array in cui invece di mettere un numero e quindi invece di avere un accesso posizionale, io ho una chiave. Immaginate come un array, aperta parentesi quadra, 23, chiusa parentesi quadra. Però invece di esserci 23 c'è scritto Pippo, può esserci una parola, può esserci una classe, può esserci un qualche altro dato. Quindi in realtà io non sto facendo accesso all'array usando la posizione, ma sto facendo accesso all'array mettendo dentro una chiave. I linguaggi moderni, so che Fulvio non sarebbe d'accordo nel non considerare Java un linguaggio moderno, comunque i linguaggi moderni hanno quasi tutti gli array associativi già fra i tipi di dati basilari. Java ci permette di avere array associativi con le mappe, vedremo dopo, però i linguaggi, tra virgolette, più moderni, Python, Go, hanno il concetto di array associativo fra i tipi fondamentali del linguaggio. Allora, per parlare di array associativo io ho bisogno di definire un insieme di chiavi e un insieme universo. Quindi il mio array avrà degli indici che sono un certo tipo, una certa quantità di indici all'interno di una certa quantità di indici possibili. Quindi io ho l'insieme U di tutte le possibili chiavi e l'insieme K delle chiavi che io sto realmente utilizzando. Allora, l'idea di hash table è quella di avere una funzione magica che si chiama funzione di hash che mi trasforma una chiave in un numerino. Questo vuol dire che io ho un array a cui sono abituato, in cui gli elementi sono il 12, il 15, il 90 e il 170, dall'altra parte ho l'universo delle mie chiavi e ho in mezzo questa funzione magica che prende una chiave e la trasforma in un numero. Per cui io posso dire vettore alla posizione Pippo, ottimo, la mia funzione di hash prende Pippo, la trasforma nel numero 42, io vado in un normalissimo array, quelli a cui sono abituato finora, e vado a vedere la posizione numero 42 del mio array. E il tutto funziona, con questa magica funzione in mezzo che trasforma le mie chiavi in numerini dell'array. Quindi, una funzione di hash è un mapping che va dall'universo delle chiavi a un certo numero di elementi, di indici all'interno sono degli indici che io uso per il mio array. La cosa bella è che queste funzioni di hash esistono quasi realmente. È possibile quasi sempre costruire una funzione di questo tipo, per cui io parto da una chiave, qualunque essa sia, e la trasformo in un numero. Diciamo che ci sono due grosse famiglie di funzioni di hash. Ci sono delle famiglie che generano un numero intero fra 0 e tanto, dove tanto dipende qual è il computer che state usando, quali sono, in che anno lo state usando, eccetera. Comunque, io prendo questo numero fra 0 e tanto, siccome non posso avere un array in memoria con 4 miliardi di elementi, beh, in qualche modo calcolo modulo m e comprimo il numero che mi ritorna alla mia funzione di hash in un numero, in una quantità di indici più o meno accettabile per il mio array. Quindi, riprendiamo qui, chiavi, io ho la chiave, ho una funzione di hash, la funzione di hash mi dice che la mia chiave Pippo è equivalente al numero, mi trasforma la mia chiave Pippo nel numero 17991547932. A questo punto, questo non è utilizzabile direttamente come indice all'interno di un array, perché dovrebbe essere un array veramente molto grande, quindi quello che faccio è calcolare il modulo.
Vi ricordate qual è l'effetto di calcolare il modulo? Esatto, io prendo il modulo, vuol dire, se io prendo un numero e lo calcolo modulo 10, vuol dire che in qualche modo butto via tutto tranne la parte fra 0 e 9. Quindi calcolare modulo n significa trasformare qualsiasi numero in 0n-1. Perché immaginiamo che io voglia contare modulo 7. Allora, se io conto modulo 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, eccetera. Quindi, l'effetto di calcolare grande numero modulo m significa trasformare grande numero nel resto della divisione grande numero diviso m, ovvero sia in un intero fra 0 e m-1. Operazione di compressione. Io ho preso questo grande numero, faccio modulo 43 e ottengo 42. Faccio modulo 2 e ottengo 0, 1. 0 se era pari, 1 se era dispari. Faccio modulo 5 e ottengo un numero che va da 0 a 4, eccetera. Quindi modulo ha questo effetto di comprimere il mio grande numero. Approccio alternativo. Invece di avere una funzione di hash che mi genera un numero intero tanto grande che poi devo comprimere, io prendo una funzione di hash che mi genera un numero reale, reale nel senso di real informatico, non nel senso di reale matematico, quindi un numero in floating point, fra 0 e 1, escluso l'1. A questo punto io lo devo, se io voglio in realtà un numero fra 0 e 1000, prendo questo mio numero fra 0 e 1 e lo moltiplico per 1000. Se voglio un numero fra 0 e 98, prendo il mio numero e lo moltiplico per 98. Quindi nel primo caso la mia funzione di hash genera un intero e io lo comprimo, nel secondo caso genera un floating point e io lo espando. Queste sono le due grandi famiglie, la prima grande divisione delle funzioni di hash. Solitamente la complessità di una funzione di hash è o grande della lunghezza della chiave. Vi ricordate che cosa vuol dire o grande? Questo dovreste ricordarvelo veramente. O grande della lunghezza della chiave vuol dire che il tempo che ci metto a calcolare la funzione di hash dipende al più linearmente con la lunghezza della chiave. Se io impiego un certo tempo per calcolare la hash di Pippo, impiegherò un tempo che è al più doppio per calcolare Pippo Pippo, al più triplo Pippo Pippo Pippo, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo cresce linearmente con la lunghezza della chiave. Dal momento che la lunghezza della chiave solitamente è trascurabile rispetto alla quantità di dati che noi vogliamo trattare, possiamo considerarla costante. Perché? Perché noi ci stiamo chiedendo, ma quanto è lungo calcolare la hash se la mia funzione di hash dipende da quanti caratteri hanno i cognomi delle persone in Italia, quando poi le persone in Italia sono 60 milioni, credo, forse, non lo so, comunque un certo numero. Quindi la lunghezza dei caratteri del nome, tutto sommato, non mi importa nulla. Posso considerare costante. Dico che tutti quanti in Italia hanno un cognome che è meno lungo di 50 caratteri e quindi alla fine è costante. Quello che mi fa la differenza sono i 60 milioni. Quindi la complessità della funzione di hash noi da adesso in avanti assumiamo che è funzione della lunghezza della chiave e quindi trascurabile. E quindi consideriamo il tempo necessario per calcolare la funzione di hash costante. Iniziamo a fare un esempio di funzione di hash. La prima funzione di hash che si fa in qualsiasi corso di informatica. Io devo calcolare una funzione di hash e sommo i vari componenti. Questo viene comodo fatto con i caratteri. Qual è la funzione di hash di ABC? Beh, prendo 1 per A, 2 per B, 3 per C e quindi 1 più 2 più 3 fa 5. Questa è una funzione di hash. Poi alla fine avrò il problema della compressione, perché questa funzione di hash mi tirerà fuori un numero che probabilmente è più grande. Mi tirerà fuori un numero che probabilmente è più grande della dimensione del mio array e quindi devo comprimerlo. Problema. Tutti gli anagrammi non funzionano, ovvero sia mi danno esattamente la stessa funzione di hash. Stop, spot, note, tone, eccetera, eccetera.
Non solo, secondo problema, immaginiamo di dover prendere il mio valore, la funzione di hash, e di comprimerlo, beh, 74.778 modulo 173 fa 42. 16.823 modulo 173 fa 42. 1.611.883 modulo 173 fa 42. Quindi se ricordate il mio bel disegnino in cui io avevo chiave, funzione di hash, compressione e poi uso come indice nell'array, mi rendo conto che in alcuni casi ho elementi diversi che arrivano nello stesso elemento dell'array. Per un problema della funzione di hash, per un difetto inserito dalla compressione. Allora, questo è il problema delle funzioni di hash e si chiama collisione. Tutto quello che si studia nelle... chi si occupa di funzioni di hash, ma non è il vostro caso, questo è bello perché solitamente gli studenti ci odiavano quando insegnavamo a fare le funzioni di hash e le hash table. Tutto quello che, di cui si devono occupare quelli che lavorano con le tabelle di hash e le funzioni di hash è come evitare le collisioni il più possibile e come gestirle quando queste capitano. Quindi noi abbiamo una collisione quando due chiavi diverse generano, in qualche modo, alla fine di vari passaggi, vorrebbero essere messe nello stesso elemento del mio array. Questo è quello che noi chiamiamo collisione. Le collisioni ci sono sempre lì, diverse chiavi possono essere nella stessa... questo è quello che ho detto un attimo fa, possono portarci nello stesso slot, evitare le collisioni è impossibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel peggior caso immaginabile tutte le chiavi collidono. Se tutte le chiavi collidono, io ho un qualcosa che mi ha fatto perdere tempo per calcolare la hash, gestire la... e alla fine... è come se avessi messo tutti i miei elementi all'interno della stessa cella del mio array. Quindi comunque io gestisca le collisioni, a quel punto le mie performance saranno disastrose. Questo vuol dire che nel peggior caso possibile, il peggior mondo possibile, la performance di una tabella di hash, di una tabella di hash è n, o grande di n. Questo nel peggiore dei mondi possibili. Però questo lo direbbe un matematico. E anche uno abbastanza pessimista. Nel mondo reale le tabelle di hash funzionano benissimo e i tempi sono tutto sommato o grande teta di 1. Quindi io riesco realmente ad avere in applicazioni pratiche un tempo lineare, un tempo costante per accedere agli elementi della mia tabella. Piccola digressione sulle tabelle di hash. Allora, come si può fare una funzione di hash? Allora, voi non dovete occuparvi direttamente di tabelle di hash. Questo è una cosa positiva. Però, purtroppo, l'idea di quale funzione di hash usare è un qualcosa che vi toccherà a cui vi toccherà pensare. So che Fulvio vi ha citato il metodo delle classi hash code. E questa è la ragione, adesso arriveremo lentamente a capire perché comunque vi serve qualcosina. Quindi, di nuovo, cerchiamo di vedere, iniziamo come non dovrebbe essere una funzione di hash. Ma allora, una funzione di hash dovrebbe essere in grado di spargere tutte le mie chiavi sul codominio, dovrebbe essere indipendente dai pattern che io ho nelle chiavi. Ad esempio, se io voglio fare una funzione di hash dei nomi, ci sono sequenze di lettere che sono molto più comuni, una di seguito all'altra, e sequenze di lettere che sono impossibili, almeno in italiano. KZ, NN, KL di seguito in un nome proprio, secondo me, non c'è in Italia. Allora, la mia funzione di hash in qualche modo deve completamente distruggere tutte queste relazioni statistiche che noi abbiamo fra le chiavi. E quindi tutti i pattern devono scomparire quando poi io arrivo nelle chiavi. E non deve esserci il funneling. Funneling, questa parola che
si vede che è maligna, basta leggerlo, funneling, proprio dal dietro, una cosa che io non volevo, però c'è, no, c'è il funneling. Vuol dire che in alcuni casi il cambiamento delle mie chiavi provoca un cambiamento soltanto in alcuni bit nella mia funzione di hash. Queste sono tutte cose che io non voglio. Chi lavora sulle funzioni di hash, solitamente quando fa un minimo di teoria, si immagina che tutte le chiavi siano numeri naturali, e se non lo sono, in qualche modo si inventa come interpretarle come se fossero numeri naturali, ma questo non toglie significativa generalizzazione. Allora, abbiamo visto una prima hash possibile. Io considero la mia chiave come un enorme numero naturale. Dopotutto, qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto con cui io lavoro è una sequenza di bit, qualsiasi sequenza di bit è un numero, grande quanto vi pare, io considero quanto è grande il numero, e a quel punto brutalmente prendo la chiave e la comprimo. Quindi chiave modulo m. Problemi? Problemi funzionano soltanto alcuni valori di m. Questo vale in generale. Quando voi fate compressione con una tabella di hash, ha senso usare degli m che devono essere primi, non troppo vicini a 2, non troppo vicini a 10. Perché? Black magic. Però, se proprio dovete tirare fuori un numero, scegliete un numero che sia un numero primo, non vicino a 2, non vicino a 10. Perché i bit vengono mischiati un po' meglio. Se io invece tiro fuori un numero e voglio espanderlo, allora io, sentite, visto che lasciamolo stare, saltiamo su queste parti qui, tanto l'unica interessante è questa realmente. Se io ho un numero e questo numero è un indirizzo, tutto sommato, per calcolare la funzione di hash, può valer la pena di moltiplicare questo numero per 2.654.435.761. Allora, effettivamente, se io prendo un indirizzo e lo moltiplico per questo numero, mischio i bit in un buon modo e quindi tiro fuori un numero che può essere usato ragionevolmente bene come funzione di hash. Questo numero è stato pensato da Donald Knuth, che è raffigurato qui, e guarda caso 2 alla 32 sulla sezione aurea del theta, però va bene. Quali sono, lasciando stare la funzione di hash, o meglio per ora perché poi ci ritorniamo, quali sono, come mi comporto quando io ho due chiavi che in qualche modo vorrebbero essere messe all'interno dello stesso slot nel mio array? Come mi comporto per risolvere una collisione? Allora, ci sono due grosse famiglie di meccanismi per risolvere le collisioni. Il primo modo è l'open addressing, in cui fondamentalmente, invece di avere una funzione di hash, io ho una famiglia di funzioni di hash. Se la prima genera collisione, uso la seconda. Se anche la seconda genera collisione, uso la terza. Se anche la terza genera collisione, uso la quarta, eccetera, eccetera. Se la mia famiglia di funzioni di hash è fatta bene, nei casi in cui mi va proprio male dovrò fare un paio di tentativi, ma solitamente la prima funzione di hash funziona correttamente e non ho collisione. Quindi questa prima grande famiglia sono le famiglie dell'open addressing. Io ho un metodo sistematico per provarle tutte, e queste provarle tutte sono le mie varie funzioni di hash. Poi nel dettaglio, chi si occupa di queste cose, l'open addressing lo può dividere in double hashing, linear probing e mille altri sottoclassi, ma l'idea fondamentale è questa: io ho l'elemento pippo, lo devo mettere nella cella 42, nella cella 42 è occupata, e allora uso la seconda funzione di hash che mi dice che pippo va nella cella 97.
97 libera e lo metto lì. Questo vuol dire che se io cerco Pippo, Pippo hash 42 occupata ma non da Pippo, seconda hash 97, ok, 97 ho trovato Pippo. L'altra famiglia di sistemi per risolvere le collisioni è quello che viene chiamato il chaining. Se ricordate le liste che abbiamo visto due volte fa, l'idea è quella che se ho una collisione uso una lista. Quindi Pippo 42 vuol dire lo metto nella cella 42. La cella 42 è occupata, ok, lo metto in una lista dopo quello che ho trovato nella cella 42. E vado avanti in questo modo. A questo punto vi rendete conto di quello che avevo detto prima, che un ingegnere è contento perché usando il chaining la stragrande maggioranza delle mie catene è grande 1, e quindi i tempi sono o grande di 1 fondamentalmente. Un matematico vi dice: è possibile che io ho la mia funzione di hash che genera solo collisioni e quindi tutti i miei elementi sono nella stessa cella e quindi di fatto io ho le stesse performance che avrei con una lista. Quindi ho grande di n sulla ricerca, ho grande di n sulla cancellazione, ho grande di n sulle altre cose. Questo è degenerare una funzione di hash. Teoricamente possibile, in pratica non funziona. E quindi in pratica quello che io ho è la mia tabella di hash, che di fatto è un fascio di liste. Queste liste sono molto corte, la lungherezza di queste liste è trascurabile, le operazioni sulla tabella di hash sono fondamentalmente grandi di 1. Ecco il chaining. Come risolvo le collisioni con il chaining? Se io ho più chiavi che mi vanno a puntare allo stesso elemento, costruisco una lista e all'interno della lista ho performance lineari. Possiamo introdurre il concetto di fattore di carico, che mi dice in media quante chiavi ho in ogni slot, pensando che io ho un certo numero di elementi nella mia hash table, ho un certo numero di slot liberi e quindi io in media avrò alfa chiavi in ogni slot. E posso vedere che se la complessità nel peggiore dei casi è teta di n, la maggior parte delle volte il tempo per cercare sarà o grande di alfa, dove alfa è la quanto è carica la mia tabella di hash. Quindi tabella di hash, quanto tempo mi serve per andare a lavorare con un elemento? Beh, avrò un tempo per calcolare la hash e questo abbiamo deciso essere o grande di 1. Poi questo mi porterà in uno slot in cui io ho una lista di quanti elementi, ma alfa elementi ho deciso, quindi il tempo che io impiego è o grande di alfa più o grande di 1. Solitamente io ho la mia tabella di hash è un po' vuota, quindi io ho più spazio che non chiavi piene, quindi alfa è minore di 1 la maggior parte delle volte, il che vuol dire che il mio tempo per cercare è di solito o grande di 1. E funziona, è vero. Allora, vi ricordate gli iteratori? Allora, gli iteratori è un oggetto che vi permette di attraversare una collection. Se vi ricordate, gli iteratori in qualche modo erano il minimo elemento comune a tutte le collection. Questo vuol dire che anche una hash table ha, siccome il mio set è un elemento della Java Collection Framework, il mio set deve implementare un iteratore. Quindi è possibile scorrere tutti gli elementi del mio set. Vi ricordate che l'unica cosa comune a tutte gli elementi, a tutte le collection, è che è possibile
entrarci dentro e prendere gli elementi uno per uno. Questa è l'unica cosa comune a tutti gli elementi delle collection. Allora, l'hash set, che è la prima implementazione della nostra interfaccia set, ci darà, implementerà add, remove e contain utilizzando una tabella di hash. Quindi, il set è un oggetto che non ha ordine, non ha accesso posizionale, non contiene duplicati e mi permette di accedere, inserire, cancellare e cercare un elemento in un tempo che è ingegneristicamente costante. Quindi in tempi o grande di 1 io posso mettere un oggetto in un set, togliere un oggetto in un set e dire se un certo oggetto c'è oppure no in un set. Questo è quello che fa il set teorico, interfaccia. A questo punto vediamo come implementarlo. Lo possiamo implementare con una hash. Abbiamo visto che cos'è la hash. Usando una funzione di hash, tutto il problema delle collisioni, tutto il problema di come gestirle se ne occupa Java, e noi non abbiamo nessun bisogno di guardare queste cose. Quindi possiamo implementare un set appoggiandoci a una funzione di hash, e così abbiamo l'implementazione hash set. L'implementazione hash set quindi avrà aggiungi, rimuovi, contieni. Dal momento che l'hash set è un elemento della Java Collection Framework, io ho un iteratore sull'hash set. Quindi io posso dire tutti gli elementi dell'hash set uno dopo l'altro. Allora, è importante ricordarsi che questo uno dopo l'altro, è vero che me li indica e me li tira fuori tutti, ma io non ho nessun modo per sapere qual è l'ordine con cui questi oggetti vengono estratti. Non è predicibile. Tutte le volte che io faccio una mia iterazione sul mio set, sul mio hash set, è vero, io tiro fuori tutti gli elementi, però ogni volta li potrei tirar fuori in un ordine diverso. Perché magari dopo che li ho tirati fuori tutti la prima volta, qualcuno magico all'interno si accorge che forse è il caso di riorganizzare la tabella di hash che sta sotto, ricalcola un po' di cose, cambia le dimensioni della hash table, e quindi la volta dopo, quando io provo a guardarli di nuovo, potrei trovarli in ordine diverso, potrei trovarli probabilmente sono nello stesso ordine se non tolgo o aggiungo qualcosa, però in ogni caso non è predicibile l'ordine degli elementi. Se io avessi bisogno di un ordine predicibile e di avere un set e di avere però gli elementi in un ordine predicibile, io ho bisogno di un altro tipo di implementazione della mia interfaccia set, che è il linked hash set. Riuscite a immaginare come può essere il linked hash set? L'idea del linked hash set è che io sto mettendo insieme una linked list e un set. Sto mettendo le due strutture insieme. Quindi, da un lato io ho l'accesso all'elemento direttamente usando le caratteristiche del set. E quindi io posso mettere add, remove e contain. E poi, siccome è un'implementazione di set, non ha l'accesso posizionale. Però, tutte le volte che io vado a mettere un elemento dentro, in qualche modo io tiro anche i fili come se facesse parte di una lista. In questo modo l'ordine con cui io estraggo gli elementi è predicibile ed è l'ordine con cui li ho inseriti. Se vi ricordate, quando avevamo le linked list, cancellare un elemento in una linked list era... che complessità aveva?
cancellare un elemento in una linked list era? Era grande di 1? N quadro? Grazie. Allora, è cancellare un elemento era o grande di n. Ma era o grande di n perché? Perché io impiegavo o grande di n per andarlo a cercare. E poi o grande di 1 per sciogliere i legacci prima e dopo e riallacciarli. Perché effettivamente togliere un elemento da una lista non è un'operazione lunga. Io devo sciogliere le corde che lo legano con l'elemento dopo e l'elemento prima e poi riannodarle saltando l'elemento. Quindi che faccia parte di una lista molto lunga o di una lista molto corta non mi tange. Io posso togliere un elemento da una lista semplicemente sciogliendo alcuni nodi e legando alcuni nodi. Il problema del cancellare un elemento in una linked list era che prima io lo dovevo trovare. In questo caso, nella linked hash set, io non ho il problema di trovarlo, perché il problema di trovarlo è, diciamo, risolto dalla hash, dalla funzione di hash, dalla hash table che si trova sotto. Quindi, trovare un oggetto io grande di 1, una volta che l'ho trovato, per cancellarlo devo anche aggiustare i fili che lo legano all'elemento dopo e all'elemento prima. In questo modo io continuo ad avere gli elementi uno collegato all'altro nell'ordine in cui li ho messi e quindi l'ordine dell'iteratore è predicibile, però ho tutti i vantaggi della hash set. E quindi ho inserisci, togli e la domanda è presente, contains tutti a complessità o grande di 1. Quando lo uso? Se per qualche ragione ho bisogno di tirar fuori gli elementi nello stesso ordine in cui li ho messi. A volte sì, a volte no. Perché vi parlo e perché vi ho parlato della tabella di hash? Visto che voi non dovete scriverla. Perché se voi prendete il debugger in Java e andate a guardare cosa c'è dentro un hash set o un linked hash set, ritrovate esattamente questi campi. Io non mi aspetto che voi siate in grado di scrivere una tabella di hash e gestire le collisioni da soli, assolutamente no, non c'è nessuna ragione. Una delle cose belle di fare questo corso in Java è che noi tutte queste cose qui le possiamo dare per scontate perché le ha fatte qualcun altro, ma avere una vaga idea di che cosa sta sotto è importante per poterle usare. Quindi, hash set, linked hash set. Costruttori? Beh, hash set, oppure hash set a partire da una collection. Abbiamo anche dei costruttori in cui possiamo dire qual è la capacità iniziale, e qual è la capacità iniziale è il load factor. Il load factor è alfa. Quando la mia tabella di hash inizia a essere più carica di alfa, allora inizia a prendere delle operazioni, fare delle operazioni. Queste operazioni tipicamente sono crearne una più grande, ricalcolarsi le hash e riorganizzare un po' tutto in memoria. Tutto questo viene fatto senza che noi dobbiamo in alcun modo occuparci. Allora, l'initial capacity è 16 e il load factor è 3/4, 0,75, nella versione di Java 7, perché il buon Joshua Block una cosa che dice è: non fatelo, ci penso io, non dovete preoccuparvi di mettere la initial capacity e il load factor, sono tutte cose a cui penso io. Quindi potete tranquillamente usare l'hash set con i valori di default e lasciare che in modo assolutamente dolce vada avanti ricalcolando le sue dimensioni e rifacendo tutte le varie cose. Chiaramente
Se voi direttamente create una hash a partire da una collection di una certa dimensione, lui si aggiusterà subito in un modo efficiente. Diciamo che tutto questo codice è scritto incredibilmente bene. Molto meglio di quanto tutte le persone presenti in questa stanza possano mai sperare di scrivere codice Java. Quindi, beh, almeno voi per qualche anno, io credo per il resto della mia vita, però magari qualcuno di voi fra qualche anno riuscirà a superare il buon Joshua, ma diciamo che adesso come adesso, se c'è qualcosa di fatto, usiamolo e fidiamoci che questo funzioni. Quindi, hash set. Allora, ha built-in la funzione di hash. Dinamicamente fa il resizing della tabella. Non dobbiamo preoccuparci di nulla. Un po' ci toglie tutti i problemi come l'array e come le liste ci toglievano tutti i problemi con gli array. E lì funziona, dobbiamo soltanto usarlo. Quando ci sono collisioni le risolve, le gestisce lui, come? Usando il chain. Alla fine abbiamo questo blocchettino magico che ci fa fare tutte le nostre operazioni con complessità tetta di 1, di solito. E quindi il messaggio è: rilassatevi. Se non avete bisogno di avere l'accesso posizionale, usate una tabella di hash, usate un hash set e lasciate fare tutto a chi ha scritto la Java Collection Framework. E il tutto funziona. Allora, se è tutto così bello, perché vi sto rompendo le scatole? Beh, perché in realtà il tutto funziona basandosi sul metodo hashCode che le nostre classi devono avere. Allora, in Java, a partire da Java 1.2, Java Lang String, le stringhe hanno un loro hash code, che è anche fatto, è carino, che è fondamentalmente la somma, vi ricordate la funzione di hash di Homer, quella in cui io semplicemente andavo a sommare i vari elementi, per cui ABC era 6, era 1 più 2 più 3. Qui l'idea è analoga, però ho un fattore che ci moltiplica sopra e che scala, per cui il primo carattere conta diversamente rispetto al secondo, conta diversamente rispetto al terzo. E il risultato è che la hash di ABC non è la stessa di CBA, perché il primo carattere pesa di più, il secondo pesa di meno, il terzo pesa ancora di meno, eccetera, eccetera. Quindi, fondamentalmente è una somma intelligente, che, tanto per cambiare, funziona. E quindi quando io ho una stringa, io posso usare hashCode della stringa, wow, e quello funziona. Però per tutti gli altri classi il default è convertire l'oggetto interno nel suo indirizzo, convertire l'indirizzo dell'oggetto interno in un intero e poi usare quello come valore di hash. Allora, se avete, lo ripeto lentamente, convertire l'indirizzo dell'oggetto in un intero. Questo ha alcuni importanti effetti. E la figura dovrebbe significare che bisogna stare attenti a non scivolare su queste cose, perché ci si può far male. Allora, per le stringhe la hash funziona come noi sappiamo che funzioni. Per gli altri è in qualche modo legata alla memoria. Il che cosa vuol dire? Immaginiamo una struttura estremamente semplice, del tipo nome, cognome, età. Nome, cognome, età. L'avete visto tutti? Memorizzato? Due stringhe e l'età. A questo punto, io creo due elementi, due variabili, fu e bar. My data, e mi chiedo hashcode di foo è uguale all'hashcode di bar, e il computer cosa mi dice? Flick o flock? Dovreste tutti insieme flick oppure flock? Riproviamo. Cosa mi dice il computer? Flick o flock? Qualcuno, però riproviamo terza volta. Allora, 1, 2, 3. Flock, corretto.
Allora il computer mi dice flock. Ma non lo facevate il flick e flock da piccoli? No. Quando uno dice la stessa cosa che dice il suo vicino, si prende i mignoli, li si lega e poi si fa al 3, si dice o flick o flock, se i due dicono la stessa cosa il desiderio sia vero. Del genere, no? Vabbè. Flock, comunque, è un'altra generazione. Ma... Quindi, in questo caso è flock. D'accordo, prendiamo un esempio un po' più complesso. Allora, foo e bar. Questa volta ci carico dentro gli stessi dati. Stefano e Sel, che io spero sappiate chi... riconosciate come nome, se non lo riconoscete senza tempo per guardarlo. Allora, in questo caso flick o flock? 3 flock, di nuovo. Perché? Flock perché la funzione di hash dipende da dove l'oggetto si trova in memoria e non dal suo contenuto. La funzione di hash di default di Java è legata a dove gli oggetti sono in memoria. Questa è una scelta conservativa, perché l'idea è che la funzione di hash mi deve dare lo stesso valore se due oggetti sono uguali. Allora, se due oggetti sono nella stessa locazione di memoria, sicuramente sono uguali, perché sono lo stesso oggetto. Se due oggetti sono in locazioni diverse, per me sono oggetti diversi. È quello che io mi posso immaginare più safe. Non sbaglio. Non mi capita mai di avere oggetti diversi che hanno la stessa funzione di hash. Però mi capitano un sacco di oggetti uguali che hanno la stessa funzione di hash, e questo solitamente non mi va bene. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che per poter definire, per poter usare la funzione di hash, nella maggior parte dei casi pratici, me la devo riscrivere. E perché dovrei usare la funzione di hash? Perché ho deciso di usare l'hash set. Quindi, ricominciamo col procedimento mentale. Io ho una struttura dati che non mi dà nessun problema, che è la lista. Però ha una complessità lineare, quindi avrei bisogno di qualcosa che funziona un po' meglio. La hash set è perfetta, mi risolve tutti i problemi perché mi dà accesso o grande di 1 su tutta una serie di operazioni e nessun problema. Ottimo, uso l'hash set. Dettaglio, per usare la hash set devo definire l'hash code. Per definire l'hash code non è complicato, ma ho bisogno di avere una vaga idea di che cosa sto facendo. La lezione di oggi vi dà una vaga idea di che cosa state facendo e del perché lo state facendo quando voi definite un hash code, in modo che possiate usare in modo assolutamente rilassato e tranquillo gli hash set. Allora, la funzione hash code in realtà va sempre a braccetto con un'altra funzione in Java, che è la funzione equals, che mi dice quando è che due oggetti sono uguali. Se non sbaglio, almeno probabilmente faceva così l'ultima versione di Eclipse, adesso la penultima, l'ultimissima, non lo so, ma immagino che faccia così anche lei, vi dà la possibilità di definire insieme hash code e equal. Equals mi serve per confrontare due oggetti, hashCode per tirare fuori questo numero magico che deve essere poi ancora compresso, quindi è il numero grande, è un int, quindi non è, deve ancora essere compresso in base alla dimensione della hash. Allora, hashCode mi tira fuori l'hashCode dell'oggetto. HashCode e equals vanno sempre definite insieme. Qual è l'idea? Allora, se due oggetti sono equal in base alla funzione equal, allora l'hash code deve dare lo stesso risultato. Quindi, se io ho due oggetti, questi due oggetti sono uguali, con uguali fra virgolette, uguali nel senso del mio programma che sto scrivendo, quindi io li considero uguali e quindi la funzione equals ritorna true, allora due oggetti uguali devono avere la stessa hash.
se due oggetti non sono uguali, ma sarebbe tanto bello se avessero hash diversi. Non è indispensabile, perché le hash map, le hash table di Java gestiscono in modo efficiente le collisioni. Però se vi ricordate, le collisioni possono venire per due ragioni, fondamentalmente. La prima ragione è che la mia funzione di hash è un po' loffia. E la seconda è che facendo la compaction ho due numeri completamente diversi e però li vado a richiudere sullo stesso. Quindi, due possibili cause di collisioni. La prima, funzione di hash un po' non troppo buona. Seconda, una compattazione eccessiva. Sulla seconda non posso far nulla, perché questa dipende da quanto posso avere grande la mia hash table in memoria, una serie di cose in cui non metto bocca. Sulla funzione di hash posso fare qualcosa. Allora, se io almeno garantisco che oggetti diversi diano hash diverse, beh, già ho tolto una serie di collisioni. Chiaro tutto questo? Quindi, hashcode e equal devono sempre essere definite insieme e in modo coerente. Gli stessi campi su cui calcolo la hash devono essere i campi su cui io calcolo la equal. Questo è importante, ho messo la bambina dei Simpson per ricordarvi l'importanza. Hash e equal vanno sempre definite insieme. Facciamo un esempio. Abbiamo MyData, quindi nome, cognome e età, quello di prima, equal. Allora, il bello della equal è che quando chiedete a Eclipse di generarla, tutta la parte comune, talvolta venga chiamato boilerplate, tutto il codice che è sempre lo stesso, ve lo crea in automatico. E quali sono le idee di base? Beh, allora, se io sto confrontando un oggetto con se stesso, bella, certo che è uguale. Quindi, if obj uguale this, beh, sì, è uguale, io sono uguale a me stesso. Però in Java va scritto. Poi, se io mi sto confrontando con un oggetto nullo o con un oggetto addirittura di un'altra classe, allora no. Non sono uguale, non è uguale a me, perché questo qui è un membro di una classe. Quindi io mi chiedo se io che sono l'oggetto sono uguale a obj. Allora, se obj sono io sono uguale a me, ok, fatto. Se obj non esiste, siamo diversi. Se obj è un cavallo, siamo diversi, perché è di un'altra classe, quindi io non c'entro nulla. A questo punto ho il vero e proprio controllo che devo fare, che solitamente può essere fatto delegando il controllo a tutti i membri della classe. Per cui a questo punto io mi chiedo, ok, se il primo membro non è uguale al primo membro, allora falso, se il secondo membro non è uguale al secondo membro, allora falso, eccetera, eccetera. Quindi vado avanti in qualche modo delegando a tutti i sottoelementi. Quindi se io, questo è uno schema tutto sommato che funziona sempre, io ho un oggetto, sto vedendo i casi in cui non è uguale, vabbè, il primo caso è banale, il secondo caso è diverso se è null oppure se è un'altra classe, e poi inizio, se il primo campo è diverso, va bene, false, se il secondo campo è diverso, false, eccetera, eccetera. E così lo posso fare, e lì metto ad esempio soltanto i campi che mi interessano. Ad esempio, qui io ho deciso che nel mio oggetto due oggetti sono uguali se hanno lo stesso nome e lo stesso cognome. Ho deciso in modo esplicito di non considerare l'età nel confronto. Perché? Perché è un esempio. Devo pur fare un esempio in cui toglievo qualcosa. Allora,
il senso di questo esempio è che è possibile non considerare dei campi in una struttura, in una classe. L'uguale non deve essere su tutti, l'uguale può essere soltanto su alcuni. Se io ho una struttura, una classe, sono troppo poco object oriented, scusate, se io ho una classe che mi tiene tutti i dati di una persona in Italia, il mio equal sarà confronto ai codici fiscali. Se il codice fiscale è uguale, sono la stessa persona. Se il codice fiscale non è uguale, non sono la stessa persona. Fine. Poi dentro ho 5 milioni di campi, va bene. Però siccome siamo nell'anagrafe italiana, io so che non esistono due cittadini italiani con lo stesso codice fiscale. E quindi per controllare se una scheda è uguale alla seconda scheda, tanto vale controllare il codice fiscale. Quindi decidere quali sono gli elementi che io devo controllare e che cosa significa equal nel mio programma, in quello che sto facendo, è significativo. Una volta che io ho deciso che cosa significa equal, a quel punto vado a implementare la mia funzione di hash. Qui c'è una nota, perché qualche anno fa un numero significativo di studenti non sapeva cosa voleva dire add override. Voi lo sapete? Benissimo. Add override vuol dire al compilatore che quella funzione è già stata definita e io la sto riscrivendo. Allora, una volta che io ho definito equal, posso pensare di definire la mia hash code. Come? Meno riesco a inventare, meglio è. La regola principale dell'hash code è copiare, copiare, copiare codice di altri. Allora, il buon Joshua ha scritto una funzione che mi calcola la hash delle stringhe. Beh, allora io prendo nome, cognome, ci metto due punti in mezzo, quindi Mario due punti rossi, e la mia hash code della struttura, della classe, classe, la mia hash code della classe è l'hash code di nome due punti cognome. In questo caso, fra l'altro, se la struttura non è inizializzata, mi viene null null, che mi va sempre bene, e il tutto funziona. Non ho scritto una riga di codice per calcolare la hash, e questo è importante, ripeto, lasciamole fare i professionisti le hash. Adesso vediamo se proprio ci serve qualcosa, cosa possiamo fare, però generalmente se io riesco a usare hash di altri è meglio. E quindi questa è la hash code che è perfettamente coerente. Per quanto riguarda la hash code, copiate codice scritto da altri. Ne vediamo una rapida carrellata. Questa è la hash di Homer, quella che non funziona. Potrebbe aver senso se vi chiedete quanto possono essere brutte le performance del vostro set usando una hash in cui siete in grado di generare tutte le collisioni che volete. Però la buttiamola via. Hash proposta da Cunningham, Ricci nel loro libro, fondamentalmente è molto simile a quella che usa alla fine la Java Collection Framework per le stringhe, e l'idea è quella di dare un peso diverso a ogni lettera. Quindi io ogni volta prendo la hash e la rimoltiplico per un seme, per un seed, e vado avanti. In questo modo non ho... mi ero messo a fare delle prove, ad esempio, con tutte le parole su un vocabolario di inglese o di italiano. Il numero di collisioni non è alto, usando, ed è una hash tutto sommato banale ancora. Questa è la hash suggerita nel Sedgwick, se qualcuno di voi è incappato in questo testo durante il suo primo corso di informatica. Questa è la hash che lui propone, che è di nuovo un'evoluzione ulteriore rispetto alla hash di Cunningham e Ricci. Questa è una hash bellissima, in cui tutto sommato parto con questi numeri magici e
vado a sommare elemento per elemento e questa funziona. Per esperienza personale, se avete bisogno di una hash veloce da scrivervi, usate un qualcosa di questo tipo. Adesso qui ho char at, perché lo sto pensando su una stringa, ma in realtà questa funziona se dovete fare la hash degli elementi di un vettore. È banale, sono due righe di codice. Il 5381 è un numero magico, ma se ne usate uno diverso funziona peggio. Quindi a ogni passaggio moltiplicate quello che avete trovato per 33 e sommate l'elemento dopo del vettore. Due righe di codice e funziona. Sempre cose più complicate. Questo è tutto sommato simile, ma invece di usare moltiplicazioni usa shift, che può aver senso in alcuni altra funzione di hash. Queste ve le lascio sui lucidi, ma non, se vi incuriosiscono potete guardarle, ma non hanno particolari significato, tranne quella che vi ho fatto vedere prima, in cui ho messo il bollino approved, e questa che è sempre di Bernstein, uguale, però invece di avere la moltiplicazione ha lo shift, è una somma. Quel shiftarlo a sinistra di 5 più hash vuol dire moltiplicarlo per 33 fondamentalmente. E poi invece di avere la somma ho l'XOR. Shiftare un numero a sinistra di 5 posizioni, come dovreste ricordare dal corso di informatica o computer science, quello dei due che avete fatto, equivale a moltiplicare per 32. Quindi se io prendo un numero, lo moltiplico per 32 e ci sommo 1, ho il risultato, ho quel numero moltiplicato per 33, che è esattamente quello che avevo dall'altra parte. Con tutto che, fatta così, è un po' più veloce su alcuni sistemi. E invece del più, uso l'XOR. Il cappelletto in Java, come in C, è l'XOR. Sempre più o meno complesse, ma facciamo le mappe o ci fermiamo? Avete domande? Ci fermiamo qui? Ok.